Ed eccoci qui ragazzi, siamo tornati su Seven Deadly Sin. Si torna a far Baldoria. Caricamenti sempre molto brevi, mi dicono. Mi sono anche molto contento perché, come ho detto ieri, la tier list è stata aggiornata. Quindi ora, oltre al nuovo ban, a King che lo regalano e a Gother che deve ancora arrivare, ora abbiamo nuovi personaggi Double S, cioè abbiamo Artù e Jericho che ho, quindi adesso posso vantare una bella tris di Double S, che non mi fa schifo. Sta bufferando. Vediamo cosa tocca fare, no? Che? Ma ora non ho fame. Vabbè, e allora che fai? Intanto lo cucino. Vabbè, tu intanto lo cucini. Allora, 3 volte, ok. Vediamo una cosa, se possiamo portare qualcuno alla terza stella. Si può fare su questo. Arturo, vediamo. Anche su Arturo si può fare. E mo lo facciamo allora. Assolutamente sì. Allora, a te servono. Ah no, aspetta, questo no. Sarebbe uno scudo. Vabbè, intanto andiamoli a prendere. 6 scudi e lì un corno. Ok. Vabbè, uno scudo ce lo farmiamo, dai.
se abbiamo un full team almeno a 3 stelle, poi in futuro piano piano sbloccheremo l'altra. Allora, qui servono 2 di quelli e 3 di quelli. Due di questi e 3 di questi. Ok. Vai. Perfetto. Entra lui. Mi sa che lui se ne parla domani, eh. Sì, alla fine non ci ho fretta. Devi stare lì a farmare come uno scemo. Possiamo farcelo domani. Sì, allora domani portiamo questo a 3 stelle, va? Allora, vediamo il valore del team. Buono. Ci sta. Ok, torniamo a noi, va. Ah sì, subito. Ci mancherebbe. Così facciamo la giornaliera. Maledetto, hai ban quello nuovo. Bastardo. Dopo due multi dovrei riuscire a fare. Vedremo un po' cosa spunterà fuori. Siamo quasi allo stesso livello, dai. 82-83. Beh, è vero, in effetti è vero, lui è rosso, quindi Jericho verde non è proprio consigliato. Vabbè, la quello modifico, dai. Al posto di Jericho rimetterò Elizabeth, quella che cura. Sì.
Vedi i danni che gli ha fatto. Adesso, se potevo usare Elisabeth, quel tipo veniva curato. Ho sbagliato a levarla. Quanto ho sbagliato a mettere quella cerica. Ma tecnicamente ha sbagliato pure lui, eh. Cioè lui c'ha due verdi poi, no, questo team è tutto sbagliato. Qui mi sa che perdiamo. Perché abbiamo tre personaggi che non fanno niente. Ma io dico, quella di Ane, no? Non potevi metterla dall'inizio. Tu sarai un cretino. Cioè, lo sono anche io, ma tu mi superi. Madonna, Ban con quella corazza è bellissimo comunque. Ma qui è affluenza di verdi, ragazzi. Affluenza di verdi. Ecco, questo è il discorso che faccio io. Cioè, non si può fare che tu hai personaggi forti e credi di vincere. No, bisogna abbinare i personaggi forti al colore. Questo è il rosso. Il top sarebbe tre personaggi blu. Ti fai tre personaggi blu, un team di sei blu, e questo se ne va giù. Cioè, questo l'avevamo già vinto. Questo è uno scontro che andrà verso la completa misfatta. Appena lui caricherà la mossa, sarà game over. Io lo so bene che sarà così. Imbarazzante. No, è una porcheria tutto questo. Comunque lo carichiamo se ci shotta. Poteva andare peggio. Dai, enemy turn. Quanto duri? 60 anni. Oh, ma che si è pallato il gioco? Ah, abbandonato, eh. Che ha capito che non c'è trippa per gatti. Oh, proviamo. Abbandonato sì, tanto il tizio gli si è caricata la mossa, ma ci sciotta quindi. Sì, ma comunque, ma questo non è difficoltà 1 comunque.
Io faccio molti meno danni rispetto al solito. Questa è difficoltà più alta, comunque. Sì, questa è assolutamente difficoltà più alta. Vabbè, comunque, mi sono rotto le palle. Mi sono proprio rotto le palle. Il tizio se n'è pure andato, quindi che devo fare? Devo stare 3 ore così, come uno scemo. Non esiste. Allora. Adesso scendo un attimo con il tanto, c'è una roba alta. Così può andare, direi. Visto che quello è rosso, sono due blu, lui li pompa. Sì, ci sta. Non so, ci starebbe il terzo blu, però faccio un po' di zoom. Stai andando? Ok. Così va più che bene. Te la tosto, non te la chiudo, eh. Ecco qua. Direi che così può andare. Sì, useremo questo team qui. Poi, in base ai colori che cambiano, cambiamo il team. È assolutamente la cosa migliore da fare. Ok, torniamo a noi. Vabbè, visto che siamo qui, cuciniamo. Poi dobbiamo potenziare un equipaggiamento. Potenziamo io questo. Uno. Poi comunque gli equipaggiamenti li rifaremo da capo. Quando faremo quelle missioni lunghe e a tutti i personaggi che uso di più glielo risistemiamo. È giusto una cosa momentanea. Ah.
Allora, questo l'abbiamo fatto. Tre volte questo. Tanto facciamo due volte qui. C'hai tutto là, frigo pieno. Ciao. Ciao. Ho dato una pulita. Sì, sì.
Avete fatto una cavolata immensa. Se riesce, eh? Non si riesce a sopravvivere quando quello fa quella mossa. Meno male che muori, va bene. Perché una stella? Ma fammelo fare manualmente, questo è scemo. Tu sei cretino. Una carezza devi dargli, ti pare che perdo perché questo qui non glielo attacca. Un'ossa devi fargli, eh? Non è che devi fare chissà cosa. Beh, io direi che sei Yoko, visto che ti chiami Lord Yoko. Sì, ma avete tutti la mania qui ogni volta di rifarvi l'account? Cioè, di questo passo mi ritroverò 3000 follower e sono tutte le stesse persone, non è il massimo, eh. Già quello che stuprava gatti si era fatto non so quanti account. Pensare. Ma Jericho, la migliore è quella verde. Tra l'altro hanno anche aggiornato la tier list. Adesso Arthur Rosso e Jericho Verde sono ufficialmente dei double S. Quindi ora il mio team è un full double S, questa cosa mi rallegra abbastanza. Allora, fammi pensare. Tu attacchi questo. Anzi, in realtà dovete attaccare tutti questo qui. Prima lo buttate giù, quello meglio è. I doppia S. Di tier list, capito? Arthur e Jericho quella verde sono ufficialmente le doppia S. Qua, ti mando la tier list aggiornata così lo vedi. L'hanno aggiornata proprio ieri.
Prima erano soltanto tre. Il nuovo Ban, Gowther che deve ancora uscire e King che regalano. Mentre adesso hanno aggiunto anche Arthur e Jericho che prima erano dei classe S, mentre ora sono dei doppia S. E avendoli, insomma, è una bella soddisfazione. Allora, come qui. Ok. Beh, italiani non siamo moltissimi. L'altra volta ho dato un'occhiata, c'era solo un tipo, quindi. Mentre sì, stranieri, quelli, come sempre, giocano a qualsiasi cosa esce nel pianeta, quindi quello non mi sorprende. Ah sì, andiamo tutti di mossa qui? Buono. Comunque, ti ringrazio, mi fa piacere. Allora, vediamo. Oh, non me li ha ammazzati, dai. Fatemi fare sta tripletta, su. Ah, gliel'ha annullata Jericho, bastardo. Allora, vai tu. Jericho, ci puntiamo. Vai, puntiamo quello grosso il prima possibile. Prima lo leviamo meglio, eh. Quello è un bastardo. Sì, sì, meglio non rischiare. A posto. Ora possiamo metterlo anche in automatico. King sta per lasciarci. Però vabbè, ormai sono quasi andati. Allora aspetta, Jericho, ti dico io chi devi colpire. Tu devi colpire assolutamente questo qui. Tutti su di lui. Anzi, aspetta, aspetta. Il caro Arturo ora ci pompa tutti quanti. E tu, Jericho, fai il tuo dovere. A posto. Sì, sì, ho presente chi è. Lui faceva robe anche sui giochi di Dragon Ball. Tra l'altro sono molto contento che oggi su Dragon Ball Legends ho trovato un altro LR. Ho trovato Goku terzo LR che lo volevo da un bel po'. In una settimana ho trovato 3 LR in quel gioco. Non so se ci giochi e sai di che si tratta, però è parecchio figo Dragon Ball Legends. Allora, vediamo un po' qui. Tu, boh, fra sti due chi fa più danni? 110 e tu 130, ovviamente. Gioco anche a Dokkan, sì. E Dokkan non proprio. Diciamo che Nanatsu è abbastanza singolare. Comunque basta che ti guardi dei video e te ne rendi conto. Cioè le basi sì, sono simili. Il fatto dei colori, che devi livellare i personaggi. Ma Nanatsu è proprio singolare di per sé. Cioè Nanatsu è fatto in una maniera che non sembra manco un gioco per cellulare, capito? Sia graficamente, sia la libertà di movimento, tutto in italiano. A posto. Cioè, se devi iniziare un gioco di Dragon Ball per cellulare, boh, potresti provare Dragon Ball Legends. Secondo me potrebbe piacerti di più. Beh, basta che mi dici quello che hai visto nei suoi video. Hai visto una grafica 2D o una grafica tridimensionale? Con dei modelli belli grossi che si muovono liberamente e delle carte sotto. Perché se hai visto quello, è Dragon Ball Legends. Se hai visto invece uno che clicca su delle palline colorate e fa le mosse, è Dokkan. Quindi palline colorate o carte sotto per fare le mosse? Allora, intanto facciamo questo. Che i soldi non fanno mai schifo. Vai. Ho capito, va, fammi andare a vedere. Che poi mi pare di ricordare che fa un po' tutti e due, però, ok. Allora.
Allora, qui vedo un Dokkan, ma secondo me fa anche Legends. Vediamo. Sì. Immaginavo. No, lui fa tutti e due. Fa sia Dragon Ball Legends che Dokkan. Vabbè, giustamente, se sei un amante di Dragon Ball, li fai tutti e due. Anche perché per cellulare sono i migliori. Il gioco è crashato, perfetto. Che bello, che emozione proprio. Madonna mia, meno male che fra poco più di una settimana mi faccio il tablet nuovo, ma perché sennò sta cosa ogni volta rompe le palle in una maniera allucinante. L'ultimo video? L'ultimo video. Allora, gli ultimi tre sono su Nanatsu. Prima di quei tre. Ah, prima di quei tre quello è Dokkan, ovviamente. Io comunque ti consiglio di dare un'occhiata a entrambi su internet, di guardare sia Dokkan che Legends, perché sono due giochi completamente diversi. E quello che ti ispira di più, ci giochi. Oppure se ti piacciono entrambi, li giochi tutti e due come faccio io. Solo che io li gioco dal day one, quindi sono abbastanza preso, cioè ho due account della Madonna. Uscire? No, no, ma io non è che sono uscito dal gioco per vedere, io le vedo sul computer. È il gioco che mi è crashato, purtroppo. Sti giorni si sta divertendo così sto gioco. Sì, no, ma io ora come ora Nanatsu è il principale a cui sto giocando. Cioè, sugli altri entro lo stesso, ci mancherebbe. Però quello da cui sono preso di più è assolutamente Nanatsu. È il migliore, è assolutamente il migliore. Ok, torniamo a noi. Allora. Oh, delle pietre, buono. Allora, rimettiamo a fare quella di prima dei soldi, va. E smettila di crashare. Allora, questo qui. Ho perso anche un tentativo col fatto che è crashato, che bello. Ma non mi dice nulla, alla fine lo sento da una vita. Cioè, giocavo ad altri giochi che facevano lo stesso verso, quindi mi sono abituato. Yeah.
Beh, è una cosa di un po' tutti i giochi per cellulare. Anche su Legends è così. Anche su Final Fantasy Brave Exvius. Sono un po' le regole base queste. Vabbè, dai, meglio tardi che mai. Ah, io invece lo conosco praticamente da quando hanno rilasciato la prima stagione dell'anime. Già sapevo qualcosa del manga, però ufficialmente quando hanno rilasciato la prima stagione dell'anime. Anche perché su queste cose sono abbastanza aggiornato. A quanto pare. Mary si è rotto di giocarci e non ha più interesse nemmeno a guardare una live. Vabbè, veniva da poco, eh. È venuto un giorno prima di te, quindi non è che era chissà che antico personaggio.
Da quello che ho visto non dovrebbe esserci una versione che ti regalano. Ma io ho visto la versione giapponese, perché da noi ancora non c'è. Cioè è uscito da poco da loro, capito? Escano. Ed è da Pescata. Maledetta quarantena. Poi capirai, oggi è sabato, ci sarà ancora più gente che sta chiusa su ste robe. Tutti su internet. Niente, avevo scritto appunto che probabilmente è anche colpa della quarantena, perché solitamente verso questi orari tendo ad allagarmi parecchio. Mentre sul tardi no, col fatto che stanno tutti in casa e stanno tutti connessi. E intendo nella zona e nel palazzo, eh. Da quando è iniziata sta storia sto avendo un po' di problemini. No, no, mi stava abbafferando anche a me. Anche perché io non so se l'hai tu, non è che posso vederti. Lo so, lo so. Ma io sto nel Lazio. Però anche qui ci sono stati dei casi.
Guarda, se vuoi ti posso consigliare il tablet che mi devo comprare io, che me lo prendo fra 1 o 2 settimane. Ed è il top, sia come qualità che come prezzo. Perché dopo questo si sale parecchio. Il modello è questo qui. Con questo giochi tutto, grafica massima, vai proprio liscio, fluidità. Ho indagato parecchio. Infatti non vedo l'ora di prendermelo, così fa un culo a tutti quanti. Vabbè, tu te lo segni, no? Magari a luglio cala ancora di più di prezzo. L'importante è avere le idee chiare, capito? Una volta che uno sa quello che vuole, è tutto abbastanza facile. Poi di questo mi sono documentato anche sulle prestazioni, ho visto un bel po' di video. Tipo c'è un gioco di macchine che si chiama Asphalt, no? Che è abbastanza pompato, no? Con questo tranquillamente a grafica massima lo giochi. E sembra quasi un gioco PS4 se lo vedi. Ok, questo l'abbiamo fatto, andiamo a vendere. Anzi, non lo facciamo dopo. Infatti non vedo l'ora di vedere come gira Nanatsu. 5 volte. Vediamo un po' che bisogna fare 5 volte. Che è? Perché siamo qua? Ah, è indifferente. Vabbè, facciamo 5 volte questo. Vai. Così mi danno anche una pietra. PS5? Ma io ho la PS4 e ho un PC da gaming, eh? La PS5 se ne parla più avanti, non ho interesse. Anche perché ho un casino di giochi su PS4 che devo ancora giocarmi. PS5 se ne parla intanto quando calerà di prezzo. È la versione Pro, ovviamente. E poi quando usciranno titoli che mi interessano. Per adesso non me ne frega proprio niente.
Poi comunque non è un problema, io se voglio posso farmi questo ed altro, cioè non ho problemi di soldi. La PS4 sia il modello base che la Pro me le sono fatte al day one, quindi il PC sto sempre ad aggiornarlo. Qualche mese fa poi mi sono anche preso la Nintendo Switch, infatti mi sono già giocato due titoli, poi quando è vedrò di prendermi qualcos'altro. È davvero una console carina, sì, mi sta piacendo parecchio. Sono Ronaldo? Perché? Vabbè, ma per prendersi queste cose non serve essere miliardari, non è che sto parlando di una casa con piscina e una Lamborghini, eh. Ogni tanto mi prendo anche qualche figure, infatti se vedi sotto delle immagini quelle figure di Dragon Ball sono quelle che ho. Poi in futuro mi devo prendere altre figure. Ci sono alcune di One Piece che mi voglio prendere, altre di Berserk. Ma sono cose che non è che costano tanto, 50, 100 euro. Al massimo il tablet, ok, 400, ma il tablet lo prendo una volta. Non è che sto ogni anno a prendermi tablet. Ma io ho fatto live anche con la PS4. Tu adesso sei arrivato ora a guardarmi che sto giocando a Nanatsu. Ma io, cioè, ho fatto live su giochi per PC, tipo ho portato Red Dead Redemption 2. Qualche settimana fa, prima ancora Monster Hunter su PS4. In base a quello che sto giocando lo porto. Adesso mi ci sto chiudendo su Nanatsu e sto portando questo. Io faccio live su tablet, PS4 e PC. Questi tre sono i dispositivi principali dove porto le cose. Poi basta che vai sul mio canale YouTube e ti fai un'idea di quello che ho portato. Anche perché ogni live la carico poi su YouTube. Almeno mi rimane, perché qui dopo un po' si cancella. La PS4 attacca al PC? Ma la PS4 ce l'ho attaccata a un 50 pollici 4K, quindi sto benissimo così. Anche il PC, anche il PC ce l'ho collegato al 50 pollici 4K, quindi meglio di così, insomma. Yeah!
Sì, vivo da solo. Ormai saranno già quanti anni? 4-5 anni forse, sì. Forse anche di più, non lo so. Io ne ho 33 invece. Però vivo solo già da quando ho 26, sì, 26-27 anni. Vabbè, in generale ho quasi sempre vissuto da solo perché i miei genitori non c'erano mai in casa, quindi sono stato già abbastanza libero già dalla tua età praticamente. Ma che cosa, vero? Beh, può essere, alla fine lui c'ha una cottarella per lei, quindi la cosa non è che mi sorprenderebbe. Vabbè, se lo dice quando fanno la mossa in combo, è per forza. Stanno insieme a farla. Eh sì, poi la vedrò. Diciamo che questo periodo, col fatto che ci sono problemi di connessione dovuti alla quarantena, mi sono un attimo fermato perché fino a qualche giorno fa stavo guardando vari anime che avevo in lista. Ma vedendoli in streaming con questi problemi non è il massimo quando ti bufferano. Quindi per adesso sto fermo. Quando questa situazione passerà, allora riprenderò a vederli.
Questo quant'era che me lo dimentico sempre? È troppo. Facciamo questo. Dai, dai, non ti puoi lamentare. Sì, ora te lo linko qui sotto, aspetta. A parte che... Ma basta che vai sotto. Sotto il profilo, vedi? My official channel, c'è scritto YouTube. Ho messo tutto. YouTube, la pagina di Facebook. C'è tutto qui sotto, quindi... A dopo.
Ok, andiamo con la prossima. Che mi sa, la prossima però non la possiamo fare. Vabbè. Se spunta bene, se no ciccia. Allora, facciamo qualche scontro vivo più, eh? Ma finora ho sempre vinto. Poi si vedrà. Si vince, si perde, cose che capitano. Allora, sì, ok. Questi sono più tosti, mi sa, eh. Vediamo quanti danni fanno. Ma dall'altro ieri. Ieri mi sono concentrato su un po' di secondarie e dopo vediamo cosa riusciamo a fare, dai. Forse due multi dovrei riuscirle a fare. Tutto qua? Mazza. E questi sono i grandi attacchi. Ok, fuori una. Mi aspettavo di più, cioè. Questi sono più livellati rispetto agli altri, invece non valgono niente. Ma un team così potrei farlo anche io, ce l'ho i personaggi, ma. Ce
non ha molto senso. Più che altro non sembrano per niente potenziati i suoi. Poi quando fai PvP ci sta avere un personaggio che potenzia il team come Artù. Ecco, vedi, per esempio adesso l'ho stunnato, cosa che lui finora non è mai riuscito a fare. Non è manco riuscito a shottarmela. Sarà 60, ma il livello è finto praticamente, perché non so, o avrà un equipaggiamento del cavolo, non avrà livellato le mosse. Cioè non conta solo livellarli, se non gli metti equipaggiamenti e potenziamenti vari non combini nulla. Però vabbè, almeno adesso mi stanno capitando più livellati, perché prima mi capitavano nemici sottolivellati, quindi non c'era manco scontro. Ma adesso potrebbe succedere, magari dopo mi capitano altri livellati che sono anche potenziati e lì potrei anche rischiare di perdere. Dipende. Bye bye! Come direbbe Gother. Posto. Altre 4 posso farne. Ok. Ma riprova, mi trova uno nuovo, no? Mica sempre contro questo qui. Almeno cambiano gli avversari. No, quel simbolo sono delle monete che tu ottieni e puoi utilizzarle nel negozio, delle monete, capito? Quindi più personaggi degli altri usi, più di quelle monete lì accumuli e le puoi riutilizzare poi nel negozio. Ah, qui cosa vedo? Elizabeth è quella che cura, eh? Questo scontro potrebbe durare un bel po', eh. Dobbiamo cercare di farla fuori il prima possibile, quella lì. Elisabetta va fatta fuori.
Dai, fatemi fuori quella Elizabeth, su. Fatemi sto favore. A posto. Sì, vabbè, ci mancherebbe, quella è una fulcuratrice. Però se non la fai fuori subito, dopo te ne penti. In squadra non ho curatori, quindi quello era da far fuori subito proprio. Bel critico. Vuoi far fuori Artù, eh? T'ho capito a te. Allora. Tu attacca lui. Anzi no. Aspetta. Tu potenzia il team e tu attacca lui. Ok. Ce l'hai fatta? Ok, uno in meno. Questo fa danni a Oe, ma niente di eccezionale. Ok, allora. Qui dobbiamo puntare. Allora, tu vai su di lui. E tu su di lui, a posto. E anche Meliodas ci ha abbandonati. Sei rimasto solo, bello mio. Ah, ti ho anche stunnato. Perfetto. Ottimo. E c'è anche la super mossa, vabbè. Abbiamo già capito come finisce qui, dai. Allora, intanto potenziamo la mossa di Arturo, che ti accarezza leggermente. E poi il colpo di grazia te lo dà lui. Vediamo se lo fai fuori. Sta mossa è molto forte, quindi dovrebbe farlo fuori. Ammazza. Ti è salvato per poco, eh. Vabbè. Ci si vede al prossimo turno. Dai, avanti. Facci una mossa e sciottaci tutti e tre. E non vinceresti nemmeno, perché comunque c'ho ancora il quarto personaggio io. Allora, vediamo un po'. Vabbè, sì, dai, attaccatelo tutti. Chi si è visto, si è visto. Elbram, eh? Elbram, eccolo qua. Beh, Elbram è considerato un grado A. Considera un grado A. La sua mossa finale la fa, non la fa con King, la fa con Gustav. Non fa granché di danno, però cancella i buff. Attacco base e Aoe. Va discreto, non è chissà che cosa. Vediamo la sua passiva, va. Diciamo che essendo un personaggio che puoi avere con le monete, ci sta averlo per collezione. Cura del 100% della difesa quando i DPS dell'eroe aggiungono lo 0. Sì, può essere interessante come personaggio, ma se cerchi qualcuno che fa danni, non è lui. Ok, anche questa è andata. Andiamo con la prossima. Sai, dopo la prossima mi fermo e vado a mangiare qualcosa, perché si sta facendo un po' tardino. Che Meliodas
è il king del PvP. Però dicono che invece in storia è Elbram Rosso. Elbram Rosso. Ma com'è Elbram Rosso? Di Elbram ce n'è solo uno ed è verde. Quindi non so di quale Elbram stai parlando. Mentre Meliodas non mi sorprenderei. Il Meliodas verde è molto buono. Allora, vediamo un po' questo qui. Non ci sono curatori, e già questa è una cosa positiva. Allora, tu attacca lui. Devo essere rapido qua, se no perdo il turno. Non è stato un inizio fantastico però, eh. Ho dovuto agire di fretta. Allora, alla prossima devo attivare il potenziamento con Artù. Sempre se mi danno il tempo, eh. Quanta cattiveria, ragazzi, dai, stiamo calmi. Allora, Artù ci sta. Tu attacca sempre Meliodas, sì. Ok. Madonna. Fatto un bel po' di danni, eh. Si è messo in full counter. Direi che quel Meliodas adesso è da evitare. Allora, ti piacerebbe che io attaccassi Meliodas, vero? Col cavolo che lo attacco. Vediamo se lo fa fuori. No. Sì, invece. Sai che l'ha fatto fuori. Ah, no, l'ha stordito. Però. Vabbè. King mo ci lascia. Purtroppo sì. A meno che questo pirla non me l'attacca. Ma me l'attacca, dai. Non può essere così stupido. Io mi rifiuto di credere che sia così stupido. Cioè, è davvero così stupido? No, dai, non ci credo. Non mi hai attaccato, King. Ma tu sei folle. Ma che problemi hai? Ma sei un cretino. Sì, tu sei un cretino, dai. Non ci posso credere. Ma senza parole.
Tu sei scemo forte. Ma perché non mi hai attaccato Kingy? Ma ti sei fottuto con le tue stesse mani, non so se te ne rendi conto. No, non ci posso credere, assurdo quello che è successo. Una mossa peggiore di quella non poteva fare. Cioè, c'era King morente con la mossa pronta e me lo ammazzi adesso. Ma tu sei scemo, sei. Me lo ammazzi adesso, me lo ammazzi. Vabbè, ma questo vuole perdere, dai. Palese. Allora. Vabbè, contento lui. A posto. Purtroppo quando uno è scemo, ragazzi, c'è poco da dire. Facciamogli l'applauso, dai. L'applauso a questo grande avversario che probabilmente ha la 104, perché una persona normale non avrebbe mai fatto quello che ha fatto lui. Cioè tu vedi King morente, che c'ha la mossa super caricata, mossa di gruppo tra l'altro. Tu che fai? Non lo ammazzi? Vai ad attaccare gli altri due? Non si fanno queste cose. Un minimo di intelligenza in quel celebro, cioè. Cosa hai nella testa? Canguri? È probabile. Questo è ancora niente. Vabbè, allora adesso ci fermiamo qui. Vado a mangiucchiare una cosetta e poi riprendiamo. Questa fase PvP verso l'ultimo mi ha sorpreso, perché pensavo di perdere, invece ho trovato qualcuno che era messo proprio male. Ma tanto male. Madonna mia. Ok, quindi a tra poco.
Beh, allora. Breakfast. All you wanna do is party all night.